Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno e buona vigilia a voi tutti. In quest'epoca in cui è di norma fidarsi solo di ciò che si vede, credere in Dio è un autentico paradosso. Ma più paradossale ancora è l'annuncio cristiano. Qui si afferma addirittura che quel Dio in cui si crede è entrato nel nostro mondo con un volto e un nome d'uomo, Gesù. L'ambito in cui si insedia con la massima discrezione e di cui diventa pienamente partecipe è la nostra condizione umana, terrena, carica di caducità e di limiti. L'ha accolta senza riserve in tutto l'arco della sua esistenza. Ha provato cosa vuol dire essere neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto. Ecco il paradosso del cristianesimo. Quanti tentativi per mascherarlo in questi 2000 anni. Ma finché ci sono credenti che si lasciano prendere dallo stupore di fronte a quel bambino che giace nella mangiatoia di una stalla, quello stupore è la prova che l'aspetto paradossale del Natale non si potrà mai smorzare. Ed è importante provarlo, perché senza quello stupore il presepio è solo una specie di giocattolo, di passatempo. Lo stupore è il respiro della fede. Perché il paradosso del cristianesimo comincia a Natale, ma non finisce all'interno di un presepio o di una chiesa. La vita, infatti, lo sappiamo, scorre fuori dai presepi e dalle chiese. Pertanto, se questo Dio è venuto per entrare nella vita, ciò vuol dire che d'ora in poi è là che lo si incontra. Là ci attende al varco. Proprio la tua vita, nella sua concretezza e anche nella sua problematicità. Solo quello è il luogo, il terreno in cui ti imbatti davvero con Dio, che tu lo sappia o meno, anzi, che tu sia credente oppure no. Noi avevamo bisogno di recuperare coscienza e dignità, coscienza di essere noi a modellare la nostra persona, perché la vita che abbiamo in dono è un progetto da realizzare, non un'opportunità da svendere a prezzi stracciati. Coscienza che non siamo affatto soli in questa impresa, perché la vita, la nostra vita, è anche dimora di Dio ormai. E allora sia autentico il nostro Natale e faccia sorgere in noi la convinzione che la vita non è solo una faccenda seria, come si dice spesso, ma addirittura santa, perché è il luogo in cui Dio ha scelto, che Dio ha scelto per dimorare in questo mondo. Bella notizia questa, ma anche bella responsabilità. Perciò, buon Natale. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.